Approvazione del regolamento per la concessione di agevolazione per interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio del comune di Orsimo in zone classificate nella vigente PGT in nuclei di antica formazione che chiameremo NAF. A dire la verità, non è che è un nuovo regolamento, non è altro che l'aggiornamento del vecchio regolamento per la concessione di agevolazione per interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio, quello che avevamo sui nuclei storici e sulle zone B. Diciamo che sostanzialmente i nuclei storici sono spariti, ma vengono chiamati i nuclei di antica formazione, dunque dovevamo aggiornare in base all'approvazione del PGT che abbiamo fatto ormai nella primavera passata e che è a tutti gli effetti vigente, e quindi abbiamo aggiornato il regolamento che ricalca in tutto e per tutto quello già approvato. Diciamo che l'unica modifica sostanziale che abbiamo introdotto è quella che il contribuente che chiede il contributo prima doveva versare l'intera somma per l'occupazione di suolo pubblico. Adesso gli chiediamo di versare la somma depurata però dal contributo del comune stesso, in modo che il contribuente non debba anticipare dei soldi che poi gli vengono restituiti, ma che versi il contributo che effettivamente deve al comune. Diciamo che questa è forse una delle poche buone notizie per il contribuente del comune di Orsimo, perché ovviamente non deve più pagare l'intera somma, ma la somma depurata dal contributo a cui ha aderito con questo regolamento. Infatti il regolamento prima era il regolamento per la versione di contributi per la manutenzione eccetera, adesso è agevolazione, proprio per il fatto che prima il comune incassava tutto e erogava un contributo commisurato a quello che era la previsione del regolamento, adesso infatti ci versa soltanto la differenza. È un'agevolazione per i nostri cittadini, leggermente diminuisce le garanzie del comune, perché prima il comune prima incassava tutto, verificava che tu avevi fatto tutto perfettamente, poi ti erogava il contributo. Adesso diciamo che ti eroga il contributo direttamente, quindi, però fai comunque la fine dei lavori, quindi il pagamento dell'occupazione avviene comunque a consuntivo. La cosa importante è questo discorso qua. Non è più contributo ma è agevolazioni, e poi siccome è cambiato le diciture, non esiste più la zona A, la zona B e così via, zona urbanistica come erano previste nel piano lavoratore, cambia anche la dicitura del regolamento. Abbiamo tolto anche i riferimenti alle imposte, non è più tasso, non è più TARES, ma siamo imposta per l'occupazione solo pubblico, se no l'anno prossimo dobbiamo di nuovo cambiare il regolamento perché uscirà la nuova tassa, non ricordo niente. Abbiamo tolto. Sostanzialmente approviamo un nuovo regolamento, ma è quello che avevamo già prima, come diceva il sindaco adesso. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione favorevoli. Immediata esecutività favorevole. Sì.